Bellissima la nuova sigla e bellissimo l'argomento che tratteremo oggi. Prima, scherzando con Lucio, ho detto l'up dance, ma in realtà con quello che accade dopo essere passati per le cure del dottor Armando Scimone, il chirurgo plastico. Buongiorno a tutti. Che saluto. Dopo veramente si hanno quei fisici adatti per prestazioni belle. Allora, noi parliamo invece della magia del laser. Il laser che oggi è un laser più intelligente che mai, perché interviene direttamente sulle cellule adipose, quelle che vogliamo eliminare, e non sul resto. Ci spiega come funziona? Esatto, un laser, come hai detto tu giustamente, è intelligente, nel senso mirato a distruggere solo quelle che sono le cellule adipose, quindi tecnicamente il grasso che è presente nel nostro corpo. Tutto ciò permette un'azione estremamente selettiva del laser, non dannosa per i tessuti circostanti, e quindi ci fa ottenere risultati veramente brillanti, veramente interessanti. Come sempre, una cosa da fare da un medico, perché prima si fanno degli esami, certo, si valutano certe valutazioni. È una procedura mini-invasiva, cioè una procedura che viene effettuata in anestesia locale, così come quando si va dal dentista, però comunque il paziente deve effettuare delle analisi preoperatorie in modo che deve effettuare delle analisi preoperatorie in modo, insomma, da poter effettuare la procedura in totale sicurezza, in totale tranquillità. E poi siamo alla mia domanda, io sono terrorizzato dal dolore. Si avverte qualcosa durante l'intervento? Allora, paradossalmente la fase più fastidiosa forse è proprio durante durante l'anestesia, cioè il pizzicore, il fastidio che si sente dell'ago che penetra per anestetizzare i tessuti, ma insomma è una cosa assolutamente sopportabile perché equivale al fastidio di una puntura di una siringa. Dopodiché la parte rimane anestetizzata e quindi si può procedere con tutta tranquillità. Tra l'altro lei realizza un sogno, il sogno di tutti noi, di essere belli con una scultura con la tartaruga che non ci ha girato le spalle. Assolutamente, cioè, anzi. Ecco. Abbiamo delle foto, io chiederei alla regia, perché è molto interessante poterle poi commentare insieme. Questa forse è la più terribile, ma è anche quella più emblematica. Io la vedo nel monitor, questa dello scalpello. Tra l'altro il signore lo impugna al contrario, il chiodo. Però, voglio dire, l'idea è scolpire il corpo e renderlo così bello. Esatto, sfruttare proprio la precisione del laser mirati. per essere mirati e lavorare quindi nei punti giusti senza creare danni o nei tessuti circostanti, nelle zone insomma non interessate dal problema. Quindi non abbiamo solo foto evocative, ma abbiamo anche foto più significative. In questo caso, questa, la valutazione non viene fatta con il dito, chiaramente, viene fatta con un apparecchio, immagino. Certo, no? Ci sono dei plicometri particolari con i quali si stabilisce lo spessore del pannicolo adiposo da trattare. Bisogna anche sapere che lo spessore deve essere superiore ai 2 centimetri, poiché un pannicolo inferiore ai 2 centimetri rischia di non dare poi i risultati voluti, i risultati desiderati. E questa è sempre una valutazione che fa il medico durante tutta la fase preoperatoria, durante la quale si stabiliscono le zone da trattare, si dà un'occhiata agli esami ematici, radiologici che vengono prescritti al paziente e poi si procede insomma con la programmazione, con la pianificazione dell'intervento. Intervento che si può fare agli uomini e alle donne, indifferentemente. Sì, gli uomini e donne, esatto. L'unica condizione, come al solito, bisogna essere di maggiore età, bisogna essere maggiorenni. Assolutamente, sì. Lei non fa interventi a minorenni. No, con le nuove leggi. Interventi estetici e non... Esatto, prevede un'età superiore ai 21 anni. Ah, 21 anni quindi. Esatto, non più 18. Allora, altre foto. Lei le può vedere in un altro monitor, sì, rispetto a queste. Le foto, queste qui, si sono evidenziate tutte le zone che possono essere trattate. Quindi, come si nota, dal viso, quindi la regione sottomentoniera, il famoso doppio mento, ha ovviamente l'addome, i fianchi, le ginocchia, l'interno cosce, i polpacci, la zona dei glutei. Tutte le zone dove si può accumulare tessuto adiposo che ovviamente può dare un effetto antiestetico, può andare a creare l'anestetismo che noi andiamo a trattare. Una curiosità, ho visto che era indicata come area anche quella del ginocchio, sì, anteriore. Sì, anche esatto. Qui, perché di solito si tocca l'osso. Esatto, invece infatti anche più che altro sì, ci possono essere piccoli depositi a livello della zona prerotulea, cioè del ginocchio, ma più che altro nella parte interna del ginocchio, che è insomma la parte più richiesta specialmente dalle donne per dare un profilo, una silhouette perfetta alla gamba. Prossima foto.
Questa ecco. È proprio la fibra laser che noi utilizziamo. E la fibra laser si trova all'interno di un mandrino d'acciaio, in modo da evitare che si possa piegare, perché la fibra laser è sottile come un capello. Quindi va introdotta attraverso questo sottile mandrino che ci fa da guida, e la luce rossa che si vedeva alla fine è proprio la fibra laser che noi osserviamo attraverso la cute, quindi sappiamo dove poterla direzionare. Direzionare. Quindi in questo caso abbiamo veramente valutato, ecco, un'altra foto che ci fa capire. Meglio. Noi parliamo di millimetri, no? Sì, quindi... sì, sottile proprio come un capello. Ma quella luce è un effetto del laser che vi aiuta anche, vi guida, o è fatta apposta, nel senso che... È proprio la luce laser che noi utilizziamo anche come guida, ovviamente, perché attraverso la cute dall'esterno noi la vediamo per trasparenza, e quindi sappiamo precisamente dove stiamo intervenendo. Non si lavora, ecco, più alla cieca come prima con le precedenti cannule, dove si andava solo, ci si aiutava solo col tatto, sfrutta, diciamo. La precisione del laser al meglio proprio. Esattamente. Nei massimi tempi. Qui abbiamo un'applicazione un po' impressionante, però tutto sommato si può guardare questa foto. Qui è proprio la fibra che penetra sotto cute, e si vede anche in trasparenza la luce rossa che ci fa da guida, dove, in modo che noi possiamo direzionare e posizionare la cannula, la fibra laser, laddove ce n'è bisogno. Altra foto. Chiedo sempre cortesemente alla regia. Ecco. Questo è il famoso prima e dopo, che io mi emoziono quando vedo questo. No, che mi emoziono davanti a un bel corpo, ci mancherebbe, mi emoziono pure, però è fondamentale pensare che questa è la stessa persona. Esatto. La stessa persona che si è vista in un periodo della sua vita così, e poi torna ad essere in tutto questo grazie ad un laser. Tutto questo l'invenzione del secolo. È sicuramente una bella svolta, un bel progresso, insomma, che è stato un bel passo in avanti che è stato fatto, perché pensare di ottenere questi risultati con una procedura che ha una durata di 60 minuti, insomma circa un'ora, in anestesia locale, e insomma quanto di meglio, poiché il paziente dopo l'intervento può tranquillamente ritornare alle proprie occupazioni senza nessun veramente problema di degenza. Abbiamo altre foto, perché quando prima io ho scaricato il... ecco, dicevo, i maschietti. Ecco la risposta. Anche gli uomini che magari chiedono, sono meno esigenti, diciamo la verità. Il nostro problema è tutto qui. Sì, è tutto localizzato pancia. Sull'addome, però non sono d'accordo sul meno esigenti, anzi. Devo dire, l'eredità, gli uomini, le persone, cioè i pazienti di sesso maschile che si operano, chiedono cose specifiche, però precise, mirate. Però Lucio Pirri, quel signore adesso direbbe, ma vai in palestra. Una volta abbiamo tolto il grasso, vai pure in palestra. Sicuramente la palestra, lo stile di vita, l'alimentazione devono essere comunque sempre tenute sotto controllo. Questo intervento, ecco, non sostituisce la palestra, l'alimentazione, la dieta, ma ovviamente si inserisce in un percorso completo. Lei infatti ha anticipato la mia domanda. Una volta che lei ha compiuto questo che io chiamerei un miracolo, poi occorre pure saperselo conservare, certo, questo saperlo miracolo. Saperlo mantenere. Perché le cellule adipose si possono riformare. Certo, certo. E molto probabilmente ritornano in quelle zone. Sì, se c'erano prima, esatto. C'è una recidiva più, abbastanza scontata. Più che altro, esatto, le cellule distrutte non si riformano, ma quelle che rimangono, che restano, aumentano le loro dimensioni se ovviamente viene seguito un regime alimentare scorretto, non si pratica attività fisica. Questo è molto importante da chiarire con il paziente, nel senso che questo intervento non rende il paziente immune dal ripresentarsi del problema, e quindi di conseguenza lo stile di vita deve essere, ecco, poi mantenuto anche in seguito. Io avrei altre domande, però voglio chiedere se ho ancora tempo, perché in realtà ecco, allora ce l'abbiamo e sono contento. Può suggerire, consigliare lei, che chiaramente è un professionista e un sanitario, se con delle creme ci si può aiutare, nel senso che d'accordo, dieta giusta, d'accordo, movimento, la palestra. A volte con un massaggio, con una crema particolare, ci si può aiutare a mantenersi bene? Diciamo di sì, nel senso che il massaggio può aiutare, specialmente nel post-operatorio, a drenare via liquidi o il grasso sciolto che comunque rimane nel nostro corpo e viene eliminato lentamente attraverso normali vie metaboliche. Però è normale che il massaggio aiuta lo smaltimento di tutto il grasso che abbiamo sciolto e dei liquidi in eccesso. Per quanto riguarda le creme, vanno utilizzate con una certa prudenza, perché si tratta sempre di creme a base di ormoni tiroidei o creme con sostanze stimolanti che accelerano il metabolismo locale in quelle zone per aumentare proprio il metabolismo del tessuto adiposo. Però
queste creme devono essere utilizzate per brevi periodi, per esempio le comuni creme, senza fare i nomi, a base di ormoni tiroidei che accelerano il metabolismo locale, possono poi a lungo termine dare problemi ad esempio alla tiroide e quindi scombussolare un po' quello che è tutto il metabolismo del paziente. Sono contento che ha detto questo, perché io, questa è una rubrica medica e noi spieghiamo ai telespettatori che o ci si affida a persone competenti o è meglio non cominciare proprio il viaggio per non avere addirittura altri tipi di conseguenze che peggiorano la situazione. E invece affidarsi a massaggiatori professionisti può aiutare? Questo sì, sicuramente, ecco, fa parte del percorso che ogni paziente segue. Personalmente propongo, consiglio, ecco, di effettuare cicli di massaggi, di massoterapia, sia prima che nel post-operatorio, che diciamo aiutano a ottenere i primi risultati, non sono, ecco, però indispensabili, nel senso che se il paziente decide di non fare massaggi o questo tipo di procedura, ecco, il risultato lo ottiene comunque, però magari in un tempo maggiore, un po' più abbiamo lungo. Abbiamo sfruttato tutto il tempo a nostra disposizione e sono veramente contento, perché mi ha tolto tutte le curiosità e i dubbi. Prossimo appuntamento con lei la prossima settimana, altri argomenti, non anticipiamo nulla, adesso c'è lo spazio Oceano.